Buongiorno amici miei, mi trovo davanti alla nostra chiesetta di Grignano, Centro Culturale Sebinia. Come vedete, sapete che qua negli ultimi 10 anni del mio mandato ho fatto un sacco di mostre, ho dato la possibilità a un sacco di artisti emergenti, giovani, talentuosi di Bergamo e di Brescia di venire a fare nei nostri spazi in maniera totalmente gratuita, dando il patrocinio dell'amministrazione del Comune di Sarnico la facoltà di fare mostre personali e di presentazioni varie delle proprie opere, dei propri quadri. In questi giorni un artista che aveva in programma di fare a luglio con me questa un'altra mostra, un artista locale, si è sentita scrivere dal nuovo assessore alla cultura Mauro Cadei che, applicando un regolamento del comune, questa chiesetta, la nostra chiesetta di Nigrignano, costa 100 euro al giorno più 100 euro finali per la pulizia. Vuol dire che per fare 2 settimane in media che si fa una mostra, praticamente un ragazzo giovane, una ragazza giovane, che sono degli artisti che vogliono presentare la propria arte, devono pagare 1500 euro per esporre nella nostra chiesetta di Nigrignano. Come direbbe Vittorio Sgarbi alla nuova giunta di Sarnico, siete delle capre assolute, perché voi non riconoscete il valore di sostegno all'arte. Potreste dare il patrocinio gratuito utilizzando la chiesetta, che come vedete è vuota perché ad oggi non c'è nessuna mostra, quando io invece avevo previsto almeno 7-8 mostre da qui a settembre. Visto che è uno spazio vuoto, siamo vicini al lungo lago di Sarnico e sarebbe stata sicuramente utilizzata volentieri anche d'estate dagli artisti per mettere le proprie mostre dei loro quadri, delle loro opere, delle loro sculture, eccetera. Ho dato l'opportunità in 10 anni da sindaco a centinaia di artisti, sia di Sarnico che dei paesi limitrofi, che di Bergamo che di Brescia. Abbiamo fatto Bergamo-Brescia capitale della cultura, io ho fatto mostre importantissime che hanno portato migliaia di persone anche nella nostra Pinacoteca, con Andy Warhol, con i futuristi, con gli iperrealisti, con Damone e Andy Warhol, i capolavori della Johannesburg Museum. Tutto questo secondo me non verrà più fatto, e soprattutto rispondere a dei giovani con una mail, praticamente devi pagare 100 euro al giorno per esporre la tua opera, mi sembra una gravissima mancanza che impoverisce culturalmente Sarnico, che impoverisce i nostri giovani talenti di Bergamo e di Brescia e locali, e che impoverisce tutti noi. Quindi Mauro Cadei, sei una capra assoluta, lo direbbe Vittorio Sgarbi, ma lo dice anche il sindaco emerito di Sarnico, Giorgio Bertazzoli. Vergogna a te e alla tua nuova amministrazione, Chigo Arcangeli.